Le strategie politico-commerciali della Sardegna si estendono all'Africa subsahariana con la visita di una delegazione isolana in Senegal, dove a Dakar e a Matam una rappresentanza istituzionale guidata dall'assessore degli affari generali Filippo Spano e un gruppo di imprenditori sardi hanno incontrato esponenti del governo e organizzazioni delle imprese locali. Intensificare le relazioni economiche fra la Sardegna e il Senegal, sostenere azioni imprenditoriali congiunte fra imprese delle due sponde. Con i progetti di partenariato dei quali si sono poste le basi, la Sardegna potrà contribuire ad arginare il flusso di migranti verso l'Europa e il Senegal potrà avere un sostegno per trattenere cervelli e forza lavoro nelle attività economiche locali. Ma sentiamo le dichiarazioni rilasciate durante la visita in Africa dall'assessore Filippo Spano. Lavorare insieme prima di tutto sul settore forestale. E poi siamo intenzionati a lavorare sulla distribuzione dell'acqua, la lotta agli incendi, la distribuzione dell'acqua e infine un elemento a cui teniamo molto. Noi abbiamo una grande produzione di latte e abbiamo avuto per lungo tempo difficoltà nella trasformazione e quindi nella produzione di formaggio e creare valore dalla produzione del latte. Ecco, vogliamo dare un contributo perché la produzione dei derivati del latte e del formaggio diventi un elemento di ricchezza per questo territorio.